Sindaco Benini, tre incontri per promuovere la valorizzazione dell'olivicoltura e del progetto Olio Nostrum soprattutto. Che cosa ci può dire al riguardo? Sì, continua il progetto Olio Nostrum e la collaborazione con il CNR e con l'Università di Firenze, e quest'anno fra l'altro, fra le variazioni, ci sarà la realizzazione di tre incontri. Quest'anno l'attenzione sarà mirata proprio ai cambiamenti climatici e a quello che ciò comporta anche per le nostre coltivazioni. Specie nell'olivicoltura abbiamo visto negli ultimi anni il problema della mosca si presenta sempre più imponente, e questo è dovuto proprio ai cambiamenti climatici. Quindi con il CNR verrà un po' spiegato cosa di fatto sta succedendo, però anche dato indicazioni e istruzioni sui nuovi trattamenti o nuove tecniche comunque per prevenire e in qualche modo arginare il fenomeno della mosca o comunque anche la siccità, ecco, tutte queste nuove difficoltà che i nostri coltivatori fino a qualche anno fa non conoscevano e comunque non dovevano affrontare. Quindi sarà occasione per dare nuovi strumenti e nuove informazioni per affrontare al meglio queste problematiche. E questo argomento sarà anche al centro degli incontri previsti nelle frazioni da parte dell'amministrazione, giusto? Sì, certo, noi abbiamo cominciato proprio da San Leonino, faremo un ciclo da qui al 3 di aprile di 10 incontri nelle frazioni del comune di Bucine, e questo sarà motivo per informarli su tutte le iniziative che stiamo facendo, e quindi solo queste sull'olivo, ma anche quelle in ambito turistico, oppure comunque sia quelle sui rifiuti, dove faremo anche lì una nuova campagna di sensibilizzazione, e li informeremo su tutto quello che è stato fatto e i progetti che sono in ponte per i prossimi mesi. Parallelamente sarà occasione per gli abitanti delle frazioni per confrontarsi direttamente con l'amministrazione e segnalare tutto quello che ritengono utile, le proprie necessità, le proprie difficoltà. Quindi sarà un momento utilissimo di confronto dei quali l'amministrazione appunto si muove per andare proprio incontro alle esigenze dei propri cittadini. Il nostro territorio è molto diffuso e quindi non sempre è semplice rapportarsi direttamente con l'amministrazione. Nostra intenzione è quella, almeno una volta l'anno, di fare il giro delle frazioni e avere questo momento importantissimo di scambio e di confronto.